Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video. Io sono Giulio Nicetto, un accompagnatore di media montagna del Collegio Guida Alpina Veneto ed oggi vi darò qualche consiglio su come scegliere il vostro zaino per le attività outdoor in montagna. Quindi sigla e poi cominciamo appunto con vedere il zaino. Vediamo allora assieme come scegliere lo zaino da escursione o trekking. Diciamo però subito una cosa, non esiste un prodotto che vada bene per tutti, ognuno deve scegliere il prodotto che più si addice alle attività che vuole fare. Quindi come primo consiglio io vi direi, prendetevi un po' di tempo, stilate una lista di quelle che sono le attività che andrete a fare e di quelle che sono i materiali che vi dovrete portare con voi. E in base a questo poi andremo a focalizzarci sulle varie tipologie di zaino. Ricordatevi che la cosa essenziale è trovare un prodotto che abbia un'ottima qualità prezzo e che appunto risponda a quello che voi cercate. Guardiamo allora quelle che sono le principali tipologie di zaino legate al mondo dell'outdoor in montagna. Io qui ve ne ho portate tre, le tre principali, che sono uno zaino d'escursionismo, uno zaino d'alpinismo e uno zaino da trekking. Lo zaino d'escursionismo è uno zaino compatto, vedete questo è 20 litri, e permette di avere una volumetria, quindi un vano di carico adatto alle esigenze di giornata. Quindi ci porteremo via le cose necessarie da avere sempre per quanto riguarda la sicurezza, e vi ricordo che su questo ho fatto anche un precedente tutorial, se volete vederlo trovate il link in calce a questo video. Solitamente lo zaino da escursionismo non ha grosse tasche, nel senso ci permette di avere magari delle retine in cui mettere bottigliette d'acqua, di sali minerali o quant'altro, e ha sicuramente degli agganci come in questo caso, però ecco, la principale caratteristica di questo zaino è di unire compattezza e leggerezza. Quindi usciamo in ambiente, una giornata singola, non dobbiamo portarci dietro chissà cosa. Passiamo allo zaino d'alpinismo. Lo zaino d'alpinismo ha un concetto leggermente diverso, ovvero sempre quello della leggerezza, ma quello della compattezza e della funzionalità. Vedete che anche in questo caso è molto compatto, con una struttura molto lineare. Questo perché se io avessi dei tasconi esterni qui, magari riempiti di materiale, andrei a limitare quello che è il movimento delle mie braccia quando magari devo raggiungere un appiglio più in alto, quando magari devo girarmi. Quindi ecco, compattezza, funzionalità. Vedete che in questo zaino sono presenti molti più punti d'aggancio per magari mettere la corda, il materiale alpinistico, e anche di questa tipologia ne trovate veramente veramente molti. Per me lo zaino d'alpinismo dovrebbe andare dai 20 ai 30 litri massimo. Questo perché se si affronta una via e ha troppo peso sulle spalle farò veramente tanta fatica, che è un concetto che si può estendere anche allo zaino da trekking, quindi l'ultimo che vedete appunto su questa seduta. Zaino da trekking, quindi sicuramente una volumetria maggiore, si va dai 35 ai 60 litri, è solitamente uno zaino che ha molti vani d'accesso al vano di carico principale. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io metto il mio sacco a pelo o dei miei vestiti nella parte inferiore dello zaino, devo avere anche delle cerniere che mi permettono di arrivarci molto facilmente. Lo zaino da trekking può avere anche delle tasche laterali espandibili per appunto aumentare quella che è la capacità di cose che voi potete portarle appresso, però ecco un consiglio, non portatevi mai tante cose. Come si fa lo zaino sarà l'obiettivo di un prossimo tutorial, però io qui posso dirvi, cercate di portarvi via meno cose possibili. Più cose vi portate, più pesa lo zaino, più fate fatica. Molto spesso in zaino si mettono molte cose anche solo per paura. Quindi ecco, fa tutto parte dell'esperienza, vedrete che più trekking farete, meno cose porterete con voi.
e quindi allenatevi anche su questo. Provate di volta in volta a togliere il monumento o a fine trekking vedere cosa non vi è servito. È un allenamento continuo che vi permetterà di migliorare e di arrivare a un punto ottimale in cui andrete magari a fare trekking di 4-5 giorni anche con zaini più contenuti. Io, per dirvi, nei trekking che propongo in Costiera Amalfitana, in Sardegna, in quelle soluzioni dove c'è caldo e quindi non c'è bisogno di portarsi via tanto, tanti maglioni, tanto materiali, per 4-5 giorni riesco a uscire tranquillamente con uno zaino del genere. Un trekking invece in Dolomiti, dove magari ho qualcosa di più, sicuramente uno zaino come questo a me basta. Però ecco, dovete sempre calzare il tutto sulle vostre esigenze, questo non dimenticatelo mai. Vediamo ora quelle che invece possono essere le caratteristiche di uno zaino, quindi quelli piccoli accorgimenti che ci permettono di scegliere un prodotto piuttosto che un altro. Io non voglio entrare molto nel dettaglio, però alcune cose macroscopiche assolutamente vanno secondo me dette. Quindi innanzitutto un sistema che vi permetta di attaccare anche fuori del materiale leggero. Non dobbiamo attaccare fuori bottiglie o quant'altro, però sicuramente qualche cinghia può far comodo. Vedete, in questo caso queste cinghie possono permettermi di legare d'inverno le ciaspole o d'estate magari i bastoncini da trekking, quindi una funzionalità in più. Dopodiché io passerei a quello che è lo schienale, molto importante. Ecco, tipi di schienale ce ne sono due principali: questo che è ergonomico, oppure c'è anche quello, diciamo, a tensione. A tensione vuol dire che tra la parte dello zaino e la vostra schiena c'è una retina che fa passare l'aria. Ecco, le differenze: ergonomico, a contatto diretto con la schiena. Il pro, secondo me, che indossandolo sei sempre dove si trova il tuo zaino, non che debba andare a spasso per vita propria, ma quando magari ci si trova a fare determinati spostamenti, abbassamenti perché bisogna passare sotto le rocce e quant'altro, con uno zaino ergonomico io sento sempre il peso dello zaino addosso, quindi so sempre lo zaino come si sta comportando. Viceversa non avviene, o almeno secondo me non avviene, per gli zaini che hanno la retina, quindi la schiena dello zaino separata dalla nostra schiena. Quelli a retina in realtà vengono molto sponsorizzati, perché quel sistema permetterebbe alla schiena di restare molto più asciutta. Io vi parlo sempre per esperienza personale. In salita, in montagna, si fatica, si suda, se fa caldo a maggior ragione. Quindi ecco, il bagnarsi la schiena, a mio modo di vedere, va un po' a prescindere da quello che è retina o non retina. A quel punto lì, se io la schiena me la bagno comunque, preferisco avere un prodotto ergonomico, come dicevo prima, mi permette di essere molto più preciso anche negli spostamenti che faccio. Però ecco, è gusto personale, ricordatevi però di portare sempre con voi una maglietta, perché quando si sube in montagna è sempre buona cosa avere degli indumenti asciutti. Un'altra caratteristica che hanno sempre di più gli zaini è quella di avere una piccola apertura che permette di mettere in collegamento l'interno con l'esterno. Anche questo zaino, vedete, ha questa piccola apertura. Questo serve perché se noi volessimo portarci con noi un camel bag, cioè una borraccia morbida che si pone all'interno dello zaino come se fosse una sacca, da qui esce il tubicino che poi viene agganciato allo spallaccio, e quindi quando siamo assetati non dobbiamo aprire tutto, ma abbiamo subito appunto questa borraccia e questa sorta di camicia, quindi molto comoda. Altra componente da prendere in considerazione sono gli spallacci. Guardate che siano sempre belli comodi, quindi imbottitura fatta bene e belli larghi. La larghezza poi è una caratteristica che deve esserci anche su quella che è la cinta ventrale, che è questo componente qui che vedete. Ecco, se noi allacciamo bene questa cinta ventrale, e vi esorto a farlo, arriviamo a far scaricare quasi tutto il peso sul bacino.
questo si tramuta in un alleggerimento della parte superiore del tronco, quindi non avrete più male alle spalle. In più, su queste cinture ventrali, le varie marche hanno deciso di installarci anche qui altri componenti. In questo caso vedete una tasca che è molto comoda nel caso io debba portarmi il cellulare o voglia mettere qui le chiavi della macchina, qualcosa di più immediatamente fruibile. Tanti altri invece hanno dei portamateriali che non servono per sospendere il nostro corpo, quindi non ci si può appendere, ma se abbiamo un moschettone con una cordina possiamo assolutamente agganciarla lì. Bene, mi sembra di avervi detto tutto. Se avete domande fatemele, sarò lieto di rispondervi. E non mi resta che salutarvi e arrivederci sui sentieri di montagna.